Ultimissime battute della 48esima edizione della mostra nazionale Il Cavallo di Città di Castello e, come dire, tempo di consuntivi, ma al di là dei numeri, tantissima gente, Presidente Bizzirri. Assolutamente, penso che alcuni consiglieri della mostra, che sono tantissimi anni che sono nella mostra, mi hanno detto che si può considerare un record per la presenza. Quindi questa è una buona notizia. Abbiamo anche con noi il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta. La mostra sempre di più uno dei fiori all'occhiello della città. Sì, indubbiamente questa 48esima edizione ha risposto in pieno alle aspettative. Eravamo ovviamente anche, come dire, in attesa di un ottimo risultato, visto che siamo di fronte a un nuovo consiglio d'amministrazione, a un nuovo presidente, quindi ovviamente dovevamo capire bene come muoversi, anche perché si vive una fase di transizione nella nostra contesto economico e sociale tale per cui ogni iniziativa, come dire, va vista sempre con grande attenzione, e devo dire invece che è andata molto molto bene. Ovviamente i numeri delle presenze non li so ancora, ma mi sembra di notare una grandissima partecipazione, una grande qualità tra l'altro anche delle varie manifestazioni, un aumento considerevole di espositori, tutti segnali significativi che messi assieme ci danno un buon ottimo risultato e soprattutto ci danno una spinta ulteriore ad andare avanti per arrivare alla mostra del mezzo secolo. E mostra del cinquantenario che tocca come mandato al presidente Bizzirri. Comunque ora c'è il 2015 alle porte, credo che voi già vi metterete in moto per qualche iniziativa nuova o quantomeno innovativa. Assolutamente, stiamo appena finita appunto questa mostra, penseremo subito al 2015 e sicuramente vogliamo allargare e speriamo di poter riuscire a riportare il salto ostacoli all'interno della mostra. Va bene, credo che sempre il Presidente dovrà, come dire, lanciare la prossima edizione, l'appuntamento è quindi? Settembre 2015. Non dobbiamo mancare.